Ehi, la ciurma, io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovo episodio di Abandon Ship. Come ci eravamo promessi un po' nell'ultimo episodio, non ho fatto vedere tutto il progresso che c'è stato fatto nel mentre, anzi, infatti, i video diminuiranno un po' di cadenza settimanale. Pensavo al momento di farne due a settimana, non più tre, ma farò delle parti off camera per tagliare il grinding che è necessario, diciamo, in questo gioco qui. Quindi ho fatto un po' di conquiste, ho fatto un po' di battaglie, di eventi, sono andato avanti, ho raccolto dei soldi e ho comprato dei potenziamenti, come, cioè in questo caso, la campana per le immersioni subacquee. E ora, visto che c'era una meccanica nuova che ancora non era stata mai mostrata nel gameplay, ho pensato di interrompere là con il grinding off camera e passare a un episodio da registrare, insomma. Quindi, noi siamo qua, l'evento con la campana è qui, vediamo. Cosa ci condurrà? Prima del collasso, l'impero rivestiva le loro navi con placche di oro e altri ornamenti come dei simboli di potere e benessere. Dopo che le nuove navi hanno smesso di attraversare il Great Divide, e le ultime navi che erano rimaste sono andate perse mentre continuavano a cercare di mantenere l'ordine. Un relitto di una di queste flagship si trova in questo momento sotto di te e di sicuro c'è un Captain Log al suo interno, dentro appunto le ossa della nostra, cioè della nave. Dico ossa perché c'è scritto ossa in inglese. Prepare the diving bell. Perché perdono 20 di fisica? While venturing back to the diving bell. Ok, si sono spaventati perché uno ha rischiato di rimanerci secco perché gli si era agganciato una gamba mentre scendeva giù e quindi niente, hanno perso morale perché si sono terrorizzati. E abbiamo ottenuto però un Captain's Log, quindi possiamo andare a salvare della roba in giro. Ma già che ci siamo, allora facciamo un po' un girello. Questa parte qua, come vedete, è un pochettino strampalata perché è fatta con questo muraglione qua in mezzo che divide la zona. Proviamo a fare questo evento, poi proviamo a fare l'altro diving bell che ce l'ha. Ok, an archduke was obsessed with leaving a legacy by building a huge wall between islands. Ok, spiega proprio il muro tra le isole. That would completely encircle landfall. It would prove an impenetrable barrier with gates along its perimeter to control the shipping in and out of capital. Ok, ha costruito questo muro in modo da controllare chi passasse da una parte all'altra. Such was the Empire's ambition in those opulent times that the idea was actually entertained. All'epoca l'impero era così importante e potente che lo hanno costruito realmente. Not surprisingly, the obscure coast swiftly emptied the region's coffers, and the subsequent tax hikes prompted riots, bordering on open revolt. A terrible drought the following summer ended any hopes of finishing the project. What was built proved a formidable defense, though incomplete, and it could simply be circumnavigated. It swiftly became known as Joseph's Debt, much of the chagrin of the project architect, the Archduke. Ok, niente, dice solo che per costruire tutto questo hanno fatto un sacco di debiti, hanno dovuto alzare parecchio le tasse della gente, la gente si è rivoltata, quindi hanno smesso di costruire, è stato abbandonato il muro e quindi adesso non serve al suo scopo principale perché ora può essere circumnavigato e quindi non è mai stato portato a termine e ora viene conosciuto come il debito di Joseph. Allora, vediamo un attimo qua quest'altra campana, cosa ci dà? Allora, proviamo a scendere. Ah, no, non abbiamo trovato un Captain's Log, ma abbiamo trovato un'arma. Acid Bomb. Buono, ma noi possiamo venderla sta roba qua. Ma qua non c'è un porto in questa situazione.
Però magari l'Acid Mortar possiamo venderlo e Ship Management. Ah, ce l'ha messo subito? Sì, ce l'ha messo subito qua. Ok. Cos'è che fa questo? Ah, si spara e in quella zona non entra la gente. Non fa danno allo scafo. Allora. No, scusa, chiudo il giornale e passiamo a un altro specchio d'acqua. Allora, la nostra situazione qual è? Allora, siamo qua in giro e stavamo un po' liberando queste zone per cercare di permetterci ancora una nave un pochettino più potente e degli upgrade. Poi dopo dovremo andare qua nella zona delle isole dei cultisti per andare a rompere l'anima ai cultisti. Direi che possiamo provare ad andare di qua a vedere se ci sono delle isole in cui possiamo interagire in un qualche modo, perché... No, l'unica mappa che abbiamo in quel momento è quella, che però non ci fa vedere che cosa... Ecco, questa è la mappa che mi interessa. Ma che poi... No, è quella stessa che possiamo aprire da qua? Sì. Quella che è l'altra che mi ha fatto vedere. Vabbè. Comunque, noi siamo... Mi ricordo più. Non c'è un indicatore di dove siamo, vero? Sono sempre perplesso da questa situazione qua, ma non c'è un indicatore che mostra dove siamo, vero? Ma noi siamo a Joseph Depth, Imperium Island, Venerated Shore, Devil Rock, Handfall. Dove siamo? Chiudi sta roba allora. Ah, oh, ok, noi siamo qua. No, noi siamo qua. Perché possiamo andare solo qua a Landfall. Perché non si chiama David, cioè Joseph Devitt, ma si chiama Imperium Isle? Vabbè. Va bene. Non possiamo andare su, dobbiamo andare dall'altro coso, probabilmente, per affrontare quei pirati. Non so se ci serve in questo momento. Abbiamo un po' di soldi, sì, ma non tantissimi. Ci sono vari posti da esplorare, però ancora che ci siamo lasciati là indietro. Potrei provare a salire, facciamo questo, questo, e poi proviamo a liberare la zona, a controllare gli altri posti. Andiamo su, dai. Guarda che mi sembrava di venire da su, in questa situazione. Non ricordo esattamente da dove provenissi, ma mi sembra che provenissi proprio da questa direzione. Ma ci sono dei pirati, eppure invece ho sconfitto due zone in cui c'erano dei pirati. Forse venivo da qua? Boh. Andiamo qua. Pirati, subpolare. Ci sono stato 8 giorni fa. Infatti! Non venivo da qua. Qui ci sono ancora dei pirati? Credevo di aver liberato la zona, o forse... No, forse perché mi era morta tutta la gente. No. Boh. Allora, qua c'è un porto, vero? Sì. Ok, andiamo al porto, vediamo se quanto ci dà a vendere quel cannone. Ah! No, qua c'è la malattia. Cioè, sono infettati. C'è qualche evento qua dove possiamo pescare? Andiamo a pescare. Intanto, poi magari picchiamo i pirati. Allora, qua abbiamo bisogno di 3 navi e un... No, no, credo fosse pescare, non comprare delle merci. Però il problema è che se noi non possiamo ripararci qua è un po' scomodo picchiare il pirata finale. Però se ne distruggiamo uno dovrebbe tenerci la memoria, no? Quindi picchiamone uno, poi ci spostiamo in un'altra area, oppure picchiamo 2 navi e poi ci spostiamo in un'altra area. Boh, vediamo un attimo come fare, come gestire la situazione.
Allora, non mi ricordo più benissimo il discorso di come si faceva qua, ma... Ah, uno che è salito di livello così, a gratis, subito. Allora, voi sparate qua. Voi sparate qua. Tu spara qua. Tu spara le vele e ci avviciniamo un minimo. Ok. Ma lui è salito di livello in cosa? In sparare? Sembra di sì. Tanto ho scoperto, non so se l'avevamo già detto in un vecchio video, che queste cose qua salgono tutte in base a se tu utilizzi quel potere o meno. Oddio. Brace. Ma ho fatto dei danni importanti? No. Non ho fatto niente di danni, che cavolo è successo? Oh, tu vai a curare lui? Tu sei super mega forte, vero di cura ormai, sì. Più di così non credo che possa salire di livello. È andato ormai. Ah, avevamo un blueprint. E vabbè, ormai li affondiamo. Ancora poi vorremmo distruggere anche gli altri pirati, quindi non vorrei prendere troppo danno. Lo troveremo da un'altra parte, questo blueprint. Andata. Bueno, ma è inutile che sparate, tanto è andata. Abbiamo preso un po' di danno, questo è vero. Dovremmo cercare in futuro magari di rinforzare un po' tutte le parti della nave. No, 26 abbiamo guadagnato. Questa dovremmo poterla tirare fuori dal discorso, dall'area del forte. Oppure andiamo là direttamente e pigliamo la... Questa è il forte. Dovremmo prendere anche quella però per forza. Vabbè. Ci torneremo magari dopo esserci curati. Allora, 1, 2, 3, 4, vada. Aia. Non ho preso fuoco se non altro in questo momento il ponte. Spegni, spegni, spegni. E vai a ripararla. Già a posto? Ok. Estingui l'incendio, bravissimo. No, qua questo incendio. Ok. E no, c'è un altro qua. Ah, beh, è andata. Ci ha fatto parecchi danni comunque allo scafo. Mi sa che facciamo il forte e poi dobbiamo davvero seriamente andarcene. Potremmo provare questa campana? Non lo so. Proviamo prima a vedere la campana, che cosa ci dà. Se ci dà di nuovo della roba positiva o ci dà sempre... O se ci dà della roba negativa. Ok, la nave sembra abbandonata da parecchio tempo. Ma magari c'è ancora qualcosa. Proviamo. Ok, non abbiamo trovato nulla. Vabbè, meglio così che non abbiamo avuto degli eventi negativi dalla situazione. Proviamo col forte.
Ah no, questo è sulla montagna, non possiamo tirarlo giù sulla montagna. E no, quello non può essere tirato giù, è solo l'altro possiamo tirare giù, quindi per forza dobbiamo andare là. Ma andrei prima un attimo a ripararmi, perché dovremmo fare quelli più la nave principale dei pirati. Probabilmente tutto insieme. Però aspetta, di qua c'è un posto che conosciamo. C'è questo ancora più piratesco. Boh, ci proviamo, vediamo un attimo se c'è un porto in cui possiamo ripararci. Non c'è un porto, no. E questi pirati sono ancora da sconfiggere. Allora, ritorniamo in qua. Stiamo consumando un sacco di provviste, però, in questo modo. Non voglio fare degli eventi perché ho paura che se capita qualcosa di negativo siamo messi nei guai proprio per bene. Allora, liberare quindi dobbiamo avere due robe da liberare, lama. Il problema è che forse anche qua ci siano stati di recente, quindi non penso che ci siano. C'è un compravendita di pesce, però mi sa che mi conviene andare di là. C'è una campana dei dispersi in mare. Allora, qua è Devil Rock. Facciamo che andare lì. Qua quanto costa il pesce? Ah no, qua questo non era compravendita, oh, ci hanno dato un po' ottimi. Allora, visit the docks. No, questo qua a vendertelo, quanto è? 32. Vabbè, per ora ce lo teniamo, poi vediamo un attimo che fare. Allora, ripariamo la nave. Ci costa 20, 10 di cibo. Non lo so se conviene. Abbiamo comunque un po'. Per 10 viaggi ce l'abbiamo. Section upgrade. 100. Spenderei piuttosto 100 in questo. In un upgrade. Oh, le vele già hanno l'upgrade. Facciamo i cannoni qua. Quelli hanno già il performance boost. Dai, mettiamo una difesa là. E vediamo un attimo qua se abbiamo qualche. Abbiamo uno che sta male? No. No, Explorer Guild. Abbiamo da vendergli della roba? No. Va bene, quindi ce ne andiamo. Aspetta, il viaggio rapido possiamo farlo? No, ma è di qua che dobbiamo andare. Non ci interessa il viaggio rapido. Andiamo qua. Così tiriamo giù nave forte e più mega nave pirata. Se ci stiamo nei 20 minuti, non so se ci stiamo nei 20 minuti. Ci proviamo, sono già 19 minuti. Secondo me rischiamo di sforare. Allora, vediamo qua che ci venga incontro. Ok, ottimo. Allora, vai, vai. Abbiamo il blueprint che ci interessa, sì, ma hanno tanta gente, quindi meglio di no. E hanno due combattenti, noi ne abbiamo solo uno e non è neanche bello forte perché è morto di recente, sì. Porca miseria, sta cosa qua ci fa un sacco di danni alla ciurma, può essere un problema.
curato il tuo medico che si è messo. Ah, malissimo. È ovvio che cercano di targettare il medico perché. Oh, ce n'è uno quasi morto, no, lo sta curando il medico adesso, ma ha preso parecchio danno quel tizio. Niente blueprint, ma lo prenderemo un'altra volta anche questo. Ed è andata. E non ci ha fatto neanche danno, non ci ha fatto neanche danno benissimo, così magari riusciamo a sopravvivere per bene. Ok, 2 minuti ed è affondata questa, ci sta. 26, ottimo. Adesso andiamo qua al forte. Ok. Allora, qua dobbiamo andargli addosso per forza. No, lui no, tu non servi a niente in questo momento, quindi ti riassegnerò ai cannoni perché temo che lui. No, cura la gente, cura la gente. Dai che sono solo in quattro, sono un altro loro, per piacere. Medico, non mi morire, non mi morire. O medico, non mi morire, non mi morire. Porca miseria, che danno che ci fanno. No, 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 no. Mannaggia la miseria. Ce la fate? Andate, andate. Yes, ce l'abbiamo fatta, ottimo. Ci ha sfasciato tutto praticamente qua. Ok, ci ha dato parecchi soldi però. Allora, qui non abbiamo modo di scappare dai tizi, no? Adesso ci pigliano di sicuro e infatti. Ciao, 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 ciao. Niente. Speriamo di resistere all'impatto più che altro perché abbiamo una nave parecchio sfasciata. Allora. Quanti sono loro? No, sono troppi per rispetto a quello che possiamo affrontare. No, 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 non volevo le vele, volevo lo scafo. E ci proviamo. Allora, possiamo prendere il blu. Ah no, è una classe migliore della nostra, quindi cribbio, potremmo prendere davvero tantissimo danno. Ah, c'è la bomba a tempo.
Cavolo, si sta danneggiando tutto. Tu vai a curare la gente. No, no, dovremmo farcela, dovremmo farcela. Yes. Si arrendono. Ottimo. Buono, abbiamo perso praticamente tutta la potenza della nave. Ma siamo sopravvissuti. Cioè, alla fine non abbiamo preso troppissimi danni. Niente, dicevo che con questo si può concludere il nostro video. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo episodio. Farmerò un pochettino e ci vedremo probabilmente magari quando arrivo alle isole del culto. Ciao a tutti e buona giornata.